tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo del mercato della Juventus perché i bianconeri sono grandi protagonisti all'interno del calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Ieri la prima ufficialità, la cessione di Moise Kean all'Everton per circa 30 milioni. 22 milioni di plusvalenza per quanto riguarda l'affare Moise Kean all'Everton. Però oggi, già in data odierna, nelle prossime ore, potrebbe arrivare un'altra ufficialità: lo scambio tra i bianconeri e il Manchester City, tra João Cancelo e Danilo, con conguaglio economico in favore della vecchia signora. 30-35 milioni di conguaglio economico in questo affare, con il terzino portoghese che saluterà Torino, la Continassa, dopo solamente 12 mesi dall'acquisto dalla Valencia per circa 40 milioni. Una sola parola per definire questa operazione: plusvalenza. Plusvalenza, perché dopo una sola annata, dopo 12 mesi in bianconero, João Cancelo vale già 20 milioni in più rispetto all'acquisto dei bianconeri un anno fa dal Valencia, dopo un anno passato in prestito in Serie A all'Inter. Ecco, questa sarà la seconda cessione dei bianconeri, che però comunque stanno valutando anche ulteriori piste. Però adesso ci soffermiamo su questo affare che porterà in bianconero Danilo, l'ex terzino del Real Madrid, l'ex terzino anche della Porto. Nelle ultime due stagioni in forza ai Citizen sicuramente non abbasserà il livello tecnico della squadra, però dal punto di vista economico sicuramente è un affare, perché la Juve si va, diciamo, a prendere un terzino che guadagnerà circa 3 milioni a stagione per le prossime 5 stagioni, quindi comunque una cifra intorno ai 15 milioni totali per quanto riguarda lo stipendio di Danilo in bianconero. Ai Citizens invece guadagnava 5 milioni netti a stagione per le prossime 3 stagioni, quindi comunque il giocatore brasiliano si è abbassato l'ingaggio, però l'ha prolungato per quanto riguarda la data di scadenza. Per quanto riguarda invece a livello tecnico, chi è Danilo? Ovviamente lui nasce in Brasile con il Santos, 2 stagioni con le quali ha vinto insieme all'asso brasiliano Neymar la Coppa Libertadores 2011, poi il passaggio in Europa con le stagioni molto sicuramente positive al Porto, poi la cessione al Real Madrid e infine per 40 milioni circa la cessione ai Citizens. Sia al Real sia ovviamente al Manchester City lui non era un titolarissimo. Ecco, questa è una piccola perplessità per quanto riguarda questo affare, perché la Juve si va comunque a difendere da questa operazione, perde un terzino come João Cancelo, uno dei pochi terzini che ancora possono fare la differenza dal punto di vista dell'attacco. Ecco, a me è piaciuto tantissimo in questa prima stagione in bianconero João Cancelo, poco difensivo. Ecco, questa è sicuramente una nota negativa per quanto riguarda il difensore portoghese, poco difensivo, più offensivo. Ecco, questa può essere una piccola, accortezza che voleva sicuramente Sarri, abituato a terzini destri come Isai e Azpilicueta al Chelsea nella sua ultima stagione. Ecco, con l'arrivo di Danilo la Juventus avrà un terzino sicuramente meno propenso all'attacco ma più difensivo, anche se Danilo ovviamente punta sulla corsa, il fattore principale di Danilo è veramente la corsa. Ecco, questa è l'operazione che nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità dello scambio tra Juventus e Manchester City, tra João Cancelo e Danilo. Quindi il City comunque si va a rinforzare con un acquisto veramente top, però la Juventus effettua una nuova plusvalenza. Comprato un anno fa per circa 40 milioni dal Valencia, lo rivende a 60 milioni un anno dopo, quindi ovviamente complimenti ai dirigenti bianconeri. Poi ovviamente ieri sera nella tarda serata italiana è arrivata una nota dolente per quanto riguarda il mercato bianconero, o anche positiva, bisogna anche capire da che parte uno stia in questo momento. Lo scambio tra Dybala e Lukaku è ufficialmente saltato, quindi il centravanti belga è a un passo dall'Inter, che nelle prossime ore porterà la sua offerta a 70 milioni più 8 di bonus, quindi per un totale di 78 milioni, oppure anche, visto che il mercato inglese in uscita comunque non chiuderà nelle prossime ore, l'offerta potrebbe anche salire a 83 milioni, con un'offerta di 75 milioni di parte fissa più
8 di bonus. Un'offerta totale di 83 milioni potrebbe comunque portare lo United a cedere la punta belga. Quindi Inter in pole per Lukaku dopo l'affare sfumato definitivamente di Dybala allo United e di Lukaku in bianconero. Paratici ci aveva già un accordo con il centravanti ex Everton, però Dybala non ha trovato l'accordo economico con i Red Devils e quindi è stato ufficialmente lo scambio tra Dybala e Lukaku, con l'Inter, come abbiamo già detto, tornata in pole per il belga. Per quanto riguarda un'altra operazione di bianconeri, abbiamo detto bianconeri scatenati sia in entrata sia in uscita. Un'altra operazione con i Red Devils, questa volta dovrebbe concretizzarsi in uscita, la cessione di Mario Mandžukić, che quindi lascerà dopo 4 stagioni in bianconero, 118 presenze, 31 reti con la maglia della vecchia signora, lascerà Torino per circa 10-15 milioni. Nuova esperienza dopo la Germania, il Wolfsburg e il Bayern Monaco, la Spagna con la maglia dei Conchoneros, l'Italia con la maglia bianconero, ecco anche l'esperienza in Premier League con la maglia dei Red Devils. Un triennale ricchissimo da circa 7 milioni di euro, quindi comunque un triennale che porterà 21 milioni totali nelle casse di Mario Mandžukić, cioè la punta croata. Alla Juventus invece un conguaglio di circa 10-15 milioni. Anche in questo caso le due società stanno ancora trattando per trovare un accordo economico, però questo affare è totalmente slegato, ripeto, è totalmente slegato dallo scambio Dybala e Lukaku, che è ufficialmente saltato. In uscita però non è finita qui, perché la Juventus vorrebbe anche piazzare il contratto di Khedir, che guadagna 7 milioni fino nelle prossime 3 stagioni con il rinnovo arrivato a gennaio 2019. Khedira sempre vicino alla cessione, dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto e poi per lui potrebbero aprirsi le porte della Premier League con l'Arsenal e il Wolverhampton in pole per firmare il centrocampista ex Real Madrid. Rimane in uscita anche Matuidi. Nelle ultime ore è uscita anche una voce di calciomercato che porterebbe Mandžukić, Dybala, Matuidi allo United per Paul Pogba, per il Pogback in bianconero. Però secondo me queste sono voci solamente di fantamercato, perché con poco meno di 72 ore alla chiusura del calciomercato inglese, lo United dopo dovrebbe comunque piazzare un colpo in entrata. Si fanno i nomi di Milinkovic-Savic, però ovviamente con 72 ore alla chiusura del calciomercato in entrata in Inghilterra sicuramente è un'operazione molto molto complicata. Quindi Matuidi, Khedira per quanto riguarda il centrocampo bianconero rimangono in bilico. Per quanto riguarda invece la situazione di Perin, dopo i trasferimenti saltati con il Benfica e anche per quanto riguarda l'Aston Villa, ecco che il Monaco potrebbe chiudere l'operazione con l'ex portiere del Genoa. Si parla di una prestito oneroso a 3 milioni più un riscatto di 12 milioni che porterebbero nelle casse bianconere circa 15 milioni di euro. Quindi anche in questo caso si tratterebbe di una piccola plusvalenza di 3 milioni, visto che Perin l'estate scorsa è arrivato dal Grifone per circa 12 milioni. Quindi questa è la situazione completa del mercato bianconero. Ditemi nei commenti cosa ne pensate dello scambio tra Juventus e Manchester City, tra João Cancelo e Danilo. Siete favorevoli? Siete scontenti di questo scambio? Cosa ne pensate anche della cessione di Mario Mandžukić dopo 4 stagioni? Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.